I Minoci avevano il loro sistema di comunicazione. Ce ne parla l'archeologa Carta. Con lei abbiamo cominciato a cercare tra queste stanze un re. If there was a king, he was the king of Festos. Se vi è mai stato un re, era il re di Festos, il palazzo, il grande palazzo scavato dagli italiani nella pianura della Messarata, perché tutto quello che troviamo qui, oggetti, suppellettili, anche le testimonianze, le documentazioni, i documenti amministrativi fanno riferimento a Festos, sono uguali a Festos. Anche gli stessi sigilli di Creta, le cretule, come dite voi, sono dello stesso tipo di Festos. Quindi Festos dominava anche questa zona che si chiamava Souritos. All the clay ceilings that we have, the imprints of seals on clay. Ed eccoli i sigilli apposti dai funzionari di Souritos o Sukhirita o Monastirachi sulla creta con la quale si suggellavano i sacchi o gli otri nei quali si conservavano gli alimenti che il re o chi per lui accumulava e poi distribuiva ai dignitari, ai templi, ai sudditi, agli schiavi. Questo sigillo voleva dire che qualcuno aveva ritirato la porzione che gli spettava, le porzioni che gli spettavano. Tutto questo avveniva 4.000 anni fa, 500 anni prima che i Micenei lasciassero le loro rotelle dalle nostre parti. Perché i Micenei che vivevano da queste parti non hanno adottato lo stesso sistema, non lo hanno trasportato oltremare dalle nostre parti? Questo è un mistero al quale forse daranno una risposta i filologi come Louis Godard, che per primo ci mostrò queste cretule, molte le ha trovate lui, perché fu lui a cominciare lo scavo sistematico insieme con i greci, con Sedakis, qua giù. Un mistero, ma i misteri della comunicazione, sono moltissimi da queste parti. Ve ne mostriamo uno svelato, questo vaso. C'è scritto Sukhirita. In che lingua? Lineare A, una delle prime scritture usate dai Minoici, cioè il popolo che regnava qua giù prima dei Micenei. Decifrando questa scritta, Godard e i suoi andarono a scavare a Monastirachi. Ma quella scrittura non è stata ancora decifrata, né è stata decifrata quella che state vedendo adesso, incisa su questa ascia a due lame, né è stata decifrata quella di questo sigillo, né è stata decifrata quella del vaso custodito nel museo di Heraklion. Questo, di che scrittura parliamo? Lineare A è stata chiamata, e l'altra con le figure, la scrittura geroglifica. Ecco un mistero per gli appassionati di lingue antiche. Ecco il mistero più grande, il disco di Festos. Lo trovarono gli italiani a Festos. Che lingua è questa? È una preghiera? È un rito religioso? È un'invocazione? È una storia? Anche Godard si è provato a decifrare queste figure. Fanno parte di quel mistero che attende ancora qualcuno che venga qua giù a svelarlo, a decifrare se dietro questi segni c'è una comunicazione valida ancora oggi.
Cipro. Quello scoglio laggiù vide nascere Venere. Così dicono le leggende, i miti, che però la fanno nascere anche da un'altra parte, a Cipera. Ma al mito o si crede oppure no. Se siamo venuti qui però è per inseguire queste lingue che si parlavano nel Mediterraneo quando a Vivara si lasciavano le rotelle e che non sono state ancora decifrate. Anche a Cipro, tra gli scavi delle antiche città greche, delle antiche città romane, delle antiche postazioni dei popoli del mare, delle postazioni dei micenei, c'è un segreto, c'è un mistero. C'è una lingua che si scriveva, ma che nessuno sa come si parlasse. Nell'isola dove la metallurgia aiutava i traffici con la vicina costa siro-palestinese, la gente aveva fatto passi avanti nella comunicazione, ma noi non siamo in grado di capire che cosa ci abbiano scritto gli antichi ciprioti. Questa è una delle loro scritture. Nessuno è ancora riuscito a decifrare né da dove vengano questi segni, né che cosa vogliano dire. Qualcosa però si comincia a intravedere. Certo, Cipro è più vicina all'Oriente, forse, che non alle nostre spiagge. Cipro è comunque sulla via dell'Oriente. Gente che va, gente che viene. Avranno preso di là i caratteri? Avranno preso dall'Oriente i segni? Ma quale lingua nascondono questi segni, quali concetti, quale poesia. Qui, alcuni anni fa, andammo con Louis Godard. Il cipriota sapeva scrivere. Segno dello Stato, segno del potere, segno della cultura. Segno dello Stato, del potere e della cultura. Aggiungere un'altra cosa, questa scrittura di Cipro, molto particolare, chiamata anche scrittura ciprominoica, è anche il segno della posizione geografica molto particolare dell'isola di Cipro, perché questa scrittura è una scrittura che presenta molti elementi egei e molti elementi orientali. È un po' una scrittura che è, in un certo senso, la sintesi tra una tradizione orientale e una tradizione egea. Così, perché io personalmente credo che i ciprioti del secondo millennio avanti Cristo abbiano imparato a scrivere sulla costa siro-palestinese, in particolare a Ugarit, che sta qua di fronte, a una scuola probabilmente orientale, perché queste tavolette sono delle tavolette che hanno una forma, una sagoma orientale, una concezione orientale, ma che nello stesso tempo presentano dei segni di scrittura che hanno delle affinità incontestabili con i segni delle scritture lineari A e B che troviamo a Creta. Professore, è chiaro che io non le so leggere. Lei sa qualcosa di queste righe misteriose? Qualcosa si sa, devo dire che anch'io non le so leggere, posso riconoscere i segni, posso dire che questi segni sono gli stessi molto spesso di quelli che ritroviamo nelle scritture egee. Posso anche dire che non troviamo questi ideogrammi, queste cifre. Sì, ma che dicono cioè cosa vogliono dire? Ah, questo non lo so assolutamente. L'unica cosa che so di certo è che non sono documenti economici, ma bensì documenti probabilmente storici oppure anche religiosi, perché no?